Daniele De Santis, lighting designer, la versione di Fiorella Tour. Come light designer, come disegnatore luci da quest'anno, però la seguo come operatore datore luci già dal 2017. Ok, tu sei un freelance oppure Io lavori sono un per qualcuno? freelance, faccio parte di una società messa in piedi con altre due persone che sono Andrea Coppini e Carlo Pastore. E questa società che è nata adesso nel 2022 è recentissima appunto per affrontare questa ripartenza. Come si chiama? L'iTeam. Appunto abbiamo sentito l'esigenza di organizzarci perché la mole di lavoro sarà tanta e quindi abbiamo detto uniamo le forze. Uniamo le forze appunto per cercare di dare un prodotto migliore e cercare comunque sia di coprire i tantissimi tour e lavori che partiranno. Quindi light team c'è anche come light team sul gioco di Esatto, parole. c'è Noi vecchi lo questo sappiamo. piccolo gioco di parole che diciamo che ci è piaciuto e allora l'abbiamo un po' Fantastico. Quindi mi sviluppato. dicevi, oltre a questo, tu hai anche zucchero in canna. In quest'anno per ora ho Fiorella che praticamente è partita e dalla metà fine aprile inizierò con Zucchero all'Arena, il tour europeo in Inghilterra e speriamo perché ad oggi sinceramente ancora dobbiamo vedere i sviluppi all'estero, che cosa succede. Cosa succederà? Però intanto stiamo lavorando per mettere in piedi l'Arena di Certo, Verona. certo, certo. Ok, allora parlami un pochino di questo concerto. Io ho visto un po' queste prove, un palco molto particolare, molto bello, molto di atmosfera. Spiegami come l'hai realizzato e cosa c'è sul palco. Allora, il concept nasce dalla trasmissione che abbiamo fatto questo inverno, appunto la trasmissione, la versione di Fiorella. Non ne ho persa quasi nemmeno una. È stato il desiderio di Fiorella appunto di ricreare un qualcosa che ricordasse comunque sia la trasmissione. E lì, dopo 4 mesi di trasmissione, ho avuto un bel po' di tempo, diciamo, per Pensare. sviluppare e pensarlo. E quindi ecco che ho vissuto direttamente con lei, proprio il suo desiderio. Sono riuscito comunque sia, a capire realmente che cosa lei volesse. E quindi per cui ho tirato fuori questo disegno, ho ricreato i steli a terra intorno alla band e poi mi è venuto in mente un giorno per caso di queste sfere trasparenti appese, sono in totale sono 100 lampadine alogene, assolutamente alogene, e il disegno quindi comunque sia nasce da lì. E in più poi ho aggiunto diciamo dei proiettori moderni, chiamiamoli così, che comunque sia sono comunque sia fondamentali, bisogna Certo, averli. cosa hai scelto? Allora, ho degli Evo, ci sono degli SL300 FX, degli Speeder e degli ProLights A6PX. In generale è sempre un'ambientazione calda, non troppo movimentata, Diciamo teatrale, nel un po' più senso teatrale, delle però piazzate. unire anche diciamo, la teatralità con il musicale, che comunque sia ci sono dei pezzi molto spinti. Comunque abbiamo le chitarre elettriche, batteria che comunque sia spingono. Quindi è stato il lavoro più che altro è stato quello di unire il classico del teatro con comunque sia l'anima pop Di Fiorella. di Fiorella in molti pezzi. Ok. Beh, e queste lucine invece come sono realizzate? Che cosa sono? Allora, praticamente il progetto
è nato, nel senso, la prima domanda è stata: come le portiamo in tour? Perché fino a che si era in studio, erano avvitate a terra, siamo stati lì 4 mesi, ok. Però è nato il problema poi di ok, ogni giorno dobbiamo montare, smontare. E lì mi è venuto in mente di ricreare una base con delle staffe dove questi steli sono steli in ferro, c'è una sorta di aggancio rapido e noi riusciamo ogni sera in pochissimo tempo con questi a montare e smontare. Quindi sai, sono appoggiati sul palco semplicemente? Sono delle tavole appoggiate sul palco con delle staffe dove il palo ci si va a infilare. Quello è stato completamente customizzato per il tour, appunto per ottimizzare lo spazio nel bilico, perché comunque sia si è scelto di andare in giro con un bilico solo, quindi dovevamo ottimizzare il più possibile lo spazio. Okay. E le sfere invece sono... E quelle, scusa, sono controllate, sono singolarmente, dimmerabili? Sono dimmerabili, sono a blocchi di 6 steli e invece le sfere sono singole, sono 12 sfere appese, trasparenti, singole, comandate singolamente, così posso farci. Le sfere dove le hai rimediate? Sono le luci... Le sfere praticamente ho fatto fare un progetto a TechSet che mi ha sviluppato e sono delle classiche sfere da 40 cm trasparenti, perché forse la cosa più difficile è stata trovarle trasparenti e da 40 cm, che sembra una banalità ma non è stato poi così tanto semplice, dove all'interno ho fatto mettere un classico portalampade, un semplice portalampade con una lampadina alogena da 28 watt. Ah, neanche fortissima. No, non c'è bisogno, anche in teatro avere così tanta potenza non c'è bisogno. Ok, quindi diciamo gli special sono questi proiettori. Beh, i special sono l'alternanza, appunto, perché anche l'usare troppo le lampadine non andava bene, perché dopo un po' poteva comunque sia stancare e poi comunque sia un effetto che più di tanto, diciamo, non puoi inventarti, o è acceso, è spento, certo, come dire. Sì, sì, sì. E quindi ho cominciato ad alternare i vari pezzi, i vari brani con gli effetti o gli speeder. Appunto, ho scelto lo speeder come fondale, appunto perché è ricco di effetti e quindi potevo tranquillamente variare i vari quadri. Il fondale nero è vostro oppure del no, teatro? No, fondale nero lo trovate in teatro classico, fondale nero in teatro. Lo trovate in teatro, sì, non serve niente. Il nostro fondale fondamentalmente lo fanno i proiettori dietro, che sono montati comunque così a cascata e quindi non abbiamo bisogno, cioè abbiamo bisogno di una classica scatola nera. Quindi alla fine hai bisogno di 3 americane, cosa sono? Sì, sono 3 americane, di cui altre 2 appese sotto a scaletta, diciamo. In totale sono 3 americane per 8 motori, molto molto snello, easy, molto semplice. Sì, è stata proprio una scelta questa di partire in un modo un po' più semplice, che però ci fosse una resa scenografica buona e adeguata, non così a Fiorella. Certo. Ultima domanda, la console, che cosa hai scelto? Se la programmi tu oppure... La console è una MA2 Lite, ho programmato tutto io completamente in time code, questo appunto perché in periodo di Covid bisognava pensare anche al fatto di ok, io domani divento positivo e non posso esserci. Bisogna comunque sia garantire lo spettacolo, quindi è stata la scelta di ok, facciamo tutto quanto in time code, così che garantiamo comunque sia lo show. Ok, importante questo. Quello è importante. E poi comunque sia un metodo che ultimamente a me piace molto, programmare in time code. Okay. Per... Il time code parte da Pro Tools, da dove arriva? Il time code parte da Pro Tools, che mandano dal palco e va direttamente nel banco mio.
esce fuori dagli splitter audio e va direttamente nel banco. E io avrò un operatore fidatissimo che collabora con me e che verrà al mio posto, che porterà avanti fino alla fine del tour. Io sarò sempre presente, nel senso, quando potrò verrò certo, sempre, comunque sia, c'è un ottimo rapporto. Tanto in time code. Tanto in time code, quindi l'avevo fatto apposta. Esatto, potrei farlo fare anche a Nobilini, vengo sinceramente. Io. È uno spettacolo, secondo me, un po' diverso da quello che si è visto negli ultimi anni. E a livello luci ho cercato diciamo, di creare una cosa un po' più classica. E il risultato finora è piaciuto. Fiorella è rimasta molto, molto entusiasta. È un allestimento un po' diverso da diciamo, il suo standard degli ultimi anni. Con Fiorella si è sempre stata abituata ad avere grosse scenografie e grossi allestimenti. Quest'anno abbiamo deciso di ridurre un pochettino e fare una cosa un po' più soft. Il personale è rimasto sempre quello, non è stato diminuito e quindi alla fine è un lavorare con più serenità. C'è okay, meno stress, sì, meno normale, lavoro, meno ore di lavoro. Ma tanto la bravura poi è riuscire a fare tanto con poco. Esatto, no? Riuscire a ottimizzare. Per me è sempre stata una regola fondamentale questa. Certo.